La minaccia chimera ebbe inizio in Russia. L'origine del virus è sconosciuta, ma gli effetti furono rapidi e devastanti. Negli anni 30, dalla Russia iniziarono a trapelare rapporti di esperimenti biologici. E poi rapporti di villaggi distrutti in una notte. E poi di intere città. Temevamo che i russi avessero sviluppato un'arma di potenza incomparabile. Ma la verità era molto peggio. I Chimera restarono nascosti in Russia per più di 10 anni. Poi, nel 1949, sferrarono un attacco che travolse l'intera Europa in poche settimane. Per mesi pensammo che l'Inghilterra fosse al sicuro. Ma nell'ottobre 1950, i Chimera scavarono un tunnel sotto la Manica. Eravamo preparati. Ma nel giro di 3 mesi, la guerra era perduta. Lasciammo le città ai Chimera e ci sparpagliammo nelle basi e negli avamposti militari. I Chimera avevano vinto. L'11 luglio 1951, gli americani attaccarono la costa orientale dell'Inghilterra. Alla seconda ondata dell'attacco prese parte il sergente Nathan Hale. Le gesta di questo soldato sono divenute materia di studi e leggende. Quello che segue è il racconto della sua vita dall'11 al 14 luglio, l'ultimo giorno in cui fu visto. Non sapevano cosa avrebbero dovuto affrontare. Il governo USA aveva chiuso le frontiere nel 1950. Le radio e i giornali erano sotto il controllo statale. Solo le più alte cariche governative conoscevano la verità. L'operazione era uno scambio. Gli americani avrebbero portato mezzi e rifornimenti a York. Noi avremmo dato loro la nostra arma segreta. Noi l'avevamo, loro la volevano, ma non sapevano costruirla. Io ero il comandante del convoglio che doveva incontrare gli americani. Cademmo in un'imboscata sulla strada per Manchester. Avvertire gli americani era impossibile. Erano soli a York, a combattere un nemico di cui non sapevano nulla. Nessuno sa con esattezza cosa accadde. Sappiamo solo che Nathan Hale fu l'unico a sopravvivere. Via! Via! Via!
Eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, bella gente, buon venerdì soprattutto, buon weekend, che domani è sabato e poi ci sarà domenica, e benvenuti in questa nuova puntata dello Zio Lord, con i titoli Retro Games, e questa volta giochiamo da PS3, ringrazio il Masso su Twitch per il raid, e benvenuti a tutti voi ragazzi, adesso ti faccio lo shotino. Ma so, da quando odio quando non partono subito i comandi. Benvenuti a tutti ragazzi, per chi non mi conosce, io sono Lord Darkness, sono uno streamer, porto vari giochi, compreso Retro Games su tutte le varie piattaforme. Vi ricordo che se volete seguirmi bastate che mi lasciate un bel vicino e rimarrete sempre aggiornati per ogni volta che vado in live. Oggi ragazzi, finalmente dopo un po' di conflitti e un paio di tarandelle sono riuscito a far partire finalmente la mia PS3 con la scheda di acquisizione video. E infatti sto portando uno dei tanti primi titoli che uscì proprio sulla Next PS3 nel 2006, ovvero Resistance Fall of Man, per chi non lo conosce. Questo gioco è una versione diversa rispetto al futuro che conosciamo. Grazie, grazie. Ti sto cercando di fare lo shotino, però da quello che sto capendo, Twitch sta avendo i soliti problemi. Un attimo solo, vediamo se riesco a far partire sto coso. Perfetto, è andato. Ah, mamma mia. Benvenuto anche a te Fabio. Ragazzi, lasciate un follow anche al mio compagno di avventura Fabio Degax. Fabio, ti fai un attimo uno showdown? Sta dando problemi la tastiera di Twitch, mamma mia. Allora ragazzi, come stavo raccontando, Resistance Fall of Man è stato il primo titolo che ha rappresentato proprio la Next su PlayStation 3, infatti è proprio la prima delle esclusive che uscì allora. Io giocai la demo proprio a porte chiuse al centro commerciale e quando poi finalmente ho avuto la console, me lo ricordo bene, il 24 marzo del 2006, tanto è entrato a casa mia. Allora ragazzi, qual è la trama di questo gioco? Ora ve lo spiego prima di iniziare poi a giocare. Resistance Fall of Man è una versione alternativa della Seconda Guerra Mondiale, ovvero la storia segue dall'inizio alla fine solo con una piccola eccezione. Qui non facciamo la guerra contro la Germania, bensì contro una specie che per secoli ha vissuto sotto la terra, conosciuta come Chimera. Ora questi Chimera hanno preso il posto proprio della guerra conosciuta, e infatti siamo nel 1951, dove qui gli Stati Uniti attualmente è l'unica nazione ad essere rimasta ancora operativa da questa cosiddetta guerra mondiale. Ora vi mostrerò com'è il gioco. Andiamocene di qui! Dabrowski! Signore! La tua squadra! Adesso! Tu, con me, andiamo! Ci siamo dentro!
Bella, graficamente, ragazzi, che ne dite? Com'è graficamente? Raga, com'è l'audio? Tutto bene? Come si sente? Lagga un po'? Un attimo solo, ragazzi. C'è miseria. Piccolo problema tecnico. Ecco qua. Ora vedi, l'audio dovrebbe essere a posto. Sarà resettato. Niente, niente. Ho spento io accidentalmente la console. Ma adesso avvio tutto. Vabbè, non tutte le ciambelle nascono col buco. Può sempre capitare che un piccolo intoppo. Ma ricomincio subito. Dimmi, Fabio, mai giocato a questo titolo? Ah, io sì, è stato proprio il primo gioco che ho avuto in regalo. L'ho avuto in regalo proprio con la PlayStation 3. Ho il manuale di istruzione ancora originale, perché questa qua che ho io non è la mia. L'ho comprata, usata e l'ho risistemata. Grazie sempre per il ride, Masso. Ragazzi, allora vi informo che attualmente Twitch sta dando un po' di problemi. Ehi, Raghi, andiamocene di qui! Zabalansky! Signore! La tua squadra, adesso! Tu, con me, andiamo! Guarda, ragazzi, guardate qua la grafica com'era nel 2006, la prima proprio! Mamma mia, che potenza! Guardate che potenza! Cioè, vedete dal 2006 a mo'? Cioè, è incredibile quello che stiamo guardando, veramente! Figuratevi quando farò Metal Gear addirittura, Eh sì, io tengo pure Metal Gear Solid, ragazzi, l'ho recuperato. Non immaginate che ho passato per recuperare questo gioco. Ho dovuto scavare in 10 negozi, alla fine poi l'ho trovato. Mamma mia, guardate qua. No, ma... ma ditemi voi, ma sembra che sto giocando su PlayStation 5 secondo voi? Rispondete ragazzi, veramente, perché dobbiamo farci quattro risate, ditemi. È come se stessi giocando sulla PlayStation 5 o no? Oh, veramente, Masso? Allora, guarda, io ho Gears of Patriot Metal Gear 5 edizione Gold.
Ho portato Metal Gear 3 perché comincio prima dalle origini, proprio dalle serie. Infatti, il terzo è il prequel proprio. Ora dovessi portare quello là, Special Operation, che sta solo sulla PSP, ma posso giocarlo tramite la PS3. Lo devo. O vedo di procurarmi la scheda USB, perché tanto sta, oppure dovrò per forza scaricarmelo direttamente. Comunque adesso l'audio dovrebbe essere a posto ora. Stiamo attenti. Ok. A quanto pare sono rimasto solo io, non ci sono altri soldati. E questi sono i Chimera. Allora, qua gli unici obiettivi che ci sono anche la ricerca dei documenti. Qua è un po' difficile perché sono sparpagliati, infatti, come vedete, è abbastanza esplorabile il gioco. Ok. Ah, mi hanno ucciso. Bella, in bianco e nero. Vabbè, ci riprendiamo un'altra volta qua. Ah, un'altra cosa, ragazzi. Una volta finito il gioco, se lo rigiocate per la seconda volta, si sbloccano le armi speciali.
Ecco, vi faccio un esempio. La prima arma speciale si trova proprio qua. Nel caso, solo quando avete finito il gioco per la prima volta. Tanto si sbloccano. Poi, nei capitoli successivi, ovviamente non ce n'è bisogno. Ora, devo dire che i tasti li ho un po' confumati del joystick da 3, eh. Se sentite un po' di rumore, sono gli analogici. Comunque ragazzi, era tanto tempo che finalmente volevo portare anche questo titolo, eh. Ma quanti ce ne stanno? Forza? No, vieni fuori. Preso. Qui c'è solo una regola. Consumare tutto il caricatore. Svuotate. Svuotateglielo proprio. Se non ti ammazzano una volta, chi lo problema? Se volete fare una clip, fatelo volentieri, eh. Si sono avvicinati. E purtroppo i medikit non sono ancora disponibili, saranno disponibili dalla seconda parte. Wow, mi hanno acchiappato. Si sono avvicinati. Peccato. Ok. Inoltre ragazzi, se riesco su...
PS3 potrò anche giocare i titoli PS1 e PS2, quelli che non riesco a farli partire tutto con l'emulatore. Li ho beccati tutti e due. Uno l'ho fatto volare dalla finestra. Ho detto che l'unica soluzione è scaricargli tutto il caricatore addosso. E voilà. Ecco una delle armi di Chimera. Ah, guardate, qua viene tutto specificato. Allora, nuove faccende, dovrebbe essere qua nella sezione documenti, ecco qua, ambientazioni, York. Armi. Questa è la nostra arma principale, la carabina M5A2. Sarebbe la cosiddetta M4A01, però versione più mitragliatrice. Abbiamo anche il lanciagranate. Ecco, qui viene specificato dei Chimera. Questo fa ricordare parecchi i Vermintide di Fallout, proprio tipo futuristico anni 50. E queste sono le informazioni che troveremo man mano qui a York. Allora, se ricordo bene, il primo documento dovrei trovarlo a breve. Potente? Allora, un attimo un messaggio. Ok, cominciamo. Ah, eccolo qua, il primo documento.
Cazzo, era il secondo. Ero rimasto il primo. Aspetta, lo devo tornare un attimo indietro. Dunque, io sono venuto di qua, devo tornare per di qua. Vai da premere. È vero, sono caduto per essere uscito di là. Posso più tornare indietro? Secondo me i documenti si dovrebbero salvare in automatico, e infatti. Ma boh, appena ho 5 minuti in solitario vedrò di andarlo a recuperare. Stesi tutti. Ma qua dove...
Eccoci qua. Ma qui comincia il bello. Nessuno sa esattamente come Hale contrasse il virus Chimera. Il nostro unico indizio è un rapporto trovato sul cadavere di un ufficiale medico. Vi si legge che il medico rinvenì dei soldati in coma sul letto di un fiume in secca. Uno dei soldati, un sergente, improvvisamente si svegliò. A differenza degli altri, il suo corpo non presentava ferite. Il sergente rifiutò di sottoporsi a un accertamento medico, insistendo per raggiungere la sua compagnia. Se quel sergente era davvero Nathan Hale, allora egli fu l'unico al mondo a svegliarsi dopo aver contratto il virus. Forse il virus Chimera mutò dentro di lui, o forse il suo organismo vantava un'innata resistenza. Nessuno può dirlo. Infatti. Ok, possiamo cominciare. Sergente, tutto bene? Mi hanno detto che Arrow 2 è stata eliminata. Andiamo! Dove diavolo sono questi inglesi? Occhio! Sono riuscito a salvare tutti e due. Non è facile salvare. Avanti, sergente! Mi unirò ad Arrow 4. Ok. Non verranno con me. Ecco qua un altro documento che troviamo in automatico.
Mamma mia, qua ci vuole proprio l'infestazione. Ok. Bombe a mano, abbiamo preso tutto. Guardavo che ce n'era uno qua sotto. La propaganda che esisteva veramente anche durante la seconda guerra mondiale, che se tutti voi vi ricordate nei libri di storia, l'America, anche dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale, essendo anche alleata dell'Inghilterra e della Francia, dava solo un aiuto economico anche a livello di armi e tutto il resto. Solo quando ci fu l'attacco a Pearl Harbor, gli Stati Uniti entrarono ufficialmente in guerra con Giappone, Italia e Germania. Ehi, ciao Fallen, benvenuto! Grazie, passate anche dal nostro amico qua. Anche lui è uno streamer, fa parte del gruppo. Un attimo solo. E ti faccio lo sciotino. Ah, ok, ci ha pensato Fabio. Benvenuto Fallen, come va? Stiamo giocando su PlayStation 3. questo funziona solo con il permesso dei moderatori. Oh, via! Abbeccati questo! Qualcun altro? Ah, quindi hai giocato lo spin-off Resistance Rallies. È l'unico spin-off della serie ad essere uscito solo su PSP. Me lo ricordo bene. Hanno steso. Comunque ragazzi, ora che finalmente sono riuscito a risolvere il problema dell'audio, perché l'altra volta qua ci va, non riuscivo a giocare, vedrò di riuscire a portare altri titoli, perché con la PS3 posso giocare sia la 1 che la 2. Dimmi, Fal, quali sono stati i tuoi primi titoli su PS3? Ok.
È lo stesso quel lanciagranate. Comunque Resistance è stato il primo gioco che ho preso PlayStation 3. Ora si ragiona. Solo la Ciao Jacob, benvenuto. Come stai? Fate uno shotin anche al nostro Yer. Dove c'è la guerra c'è lui. Dai. Tutto bene, grazie. Oh. Sono solo contro tutti. Secondo voi ho esagerato? Voi che dite? Dai, muoviti. Siamo arrivati. Mamma mia, che batosta, ragazzi. Gli americani si radunarono in un deposito per autobus a sud-est di York. Sotto il comando del capitano Winters, programmarono un ardito piano d'attacco. I Chimera gli si strinsero attorno. Se gli americani fossero riusciti a respingerli, avrebbero usato il sito come zona di atterraggio, vincendo la battaglia. Ok, cominciamo. Sono trinciati là dentro, signore. Devono sapere che questa è una zona d'atterraggio privata. Se la teniamo, riceveremo qui i nostri rinforzi. Sì, signore. Mm-hmm.
Ok. Ecco l'ultimo documento, poi dovrò ricominciare da capo, ma con calma, per recuperare anche l'altro. Ecco qui la descrizione del carro armato. Che caldo. Aspetta. Mi sta piacendo il gioco, ragazzi. Poi vedrò di recuperare con calma l'ultimo documento che ho rimasto all'inizio. Qua mi hanno proprio massacrato, eh. Posizioni difensive. Swing, ripulisci la parete nord e est. Blair, parete sud e ovest.
Ho beccato in pieno il distributore. Ce l'abbiamo fatta. E ora? Vinciamo secondo voi? Così si fa. Ora dovremo riuscire a difendere quest'angolo di paradiso. Topazzini, porta qui i carri armati e libera una zona di atterraggio. Signore! In movimento! Dai crateri rinvenuti sappiamo che i Chimera misero fine allo scontro lanciando le cuspidi. Non esistono difese contro le cuspidi. Quando le vedi arrivare dal cielo è già troppo tardi. Dopo l'impatto, dalle cuspidi escono sciami distriscianti. Una singola cuspide può liberarne a migliaia. Sappiamo di città infettate nel giro di minuti. Quando gli striscianti hanno finito, i Chimera mandano i vettori a raccogliere le vittime in coma. Il ruolo dei vettori è trasportare gli umani infetti ai centri di conversione. È in questi luoghi che nascono i Chimera. Hale venne portato in un centro a Grimsby. Io e la mia squadra fummo imprigionati nello stesso posto. Non avevamo ancora contratto il virus, perciò ci reclusero nell'attesa di poterci infettare. Ciao Zeran, benvenuto, come stai? Questi si stendono subito con un bel calcio. Ora ci troviamo a Grismi, ragazzi. Ecco qua. Ah, non viene ancora nominato queste creature. Forse più avanti. Risparmiano le munizioni.
Ah, sei anche tu uno streamer, Zeral. Ottimo, dopo ti lascio il follower. Aspetta, faccio proprio adesso, prima che me lo dimentico. Ok. Stiamo portando il titolo PS3. Ecco fatto, ti ho lasciato il follow. Ah, vedo che stai usando la mia emote del gatto, eh? Ti piace? L'ho fatta disegnare da una mia amica. Infatti conosco molti altri streamer che fanno varie emote, quindi mi sono promesso di chiedere sempre a loro di farmi una emote per ognuno di loro. Il drago è il mio stemma. Quella del cuore. E poi penserò di farne un'altra più avanti. Dopo ti scrivo anche il followato. Spero che ti sta piacendo questo titolo. È del 2006. Sequenza, ragazzi. Sono Parker. Sergente Hale, prima divisione Ranger. Un americano. Pensavamo che i Chimera vi avessero annientato a York. Chimera? Quelle creature. Oh, l'hai bloccato. Mi spiace, Hale. Dovrai trovarti da solo un modo di uscire. Resto in contatto. Frequenza 77.6. Era improbabile che un soldato americano se ne andasse in giro da solo per un centro di conversione. Ma la cosa più inquietante erano i suoi occhi. Mostravano inconfondibili tratti chimera. Erano sottili, ma c'erano. Chiunque fosse Nathan Hale, non era del tutto umano. Ok, abbiamo salvato un ufficiale britannico. Ora si è aggiornata la pagina. Ah, ecco qua. Volevo colpire la sfera. E ora vi spiego anche il perché. Aspettate. Ma avete capito? Queste ne trovi parecchie in giro. Basta che la spari e salta in aria.
come adesso quello come avete appena visto. Ecco il primo documento. Poveracci. C'è un gelato in frigorifero. No. Qualcuno mi porta un gelato. Fa caldo. Ma ci manca una goccia d'acqua. Ma che cacchio. Come mai non vedo Fabio ridere? No, ma ride sempre le battute. Che c'è molto da scoprire. Una mina. Come fesso mi sono fatto acchiappare.
Ah, ora si ragiona. Ragazzi, io sono un tipo d'attacco ravvicinato in alcuni casi. Beh, chi di voi non ama un fucile a pompa, eh? Acchiappo sempre io le mine. Ho sbagliato a premere, volevo buttare una granata. Guarda, com'è la sciotta a chiappare qualcuno quelle cose? Ok. Ce l'abbiamo fatta. Il centro era costruito sopra un vecchio conservificio di pesce. Le reti di tubature trasportavano i corpi da uno stadio di conversione all'altro. Quando gli umani contraggono il virus chimera, cadono in coma. Il virus inizia a modificarne il fisico dall'interno. E alla fine li trasforma in una delle specie chimera.
I centri di conversione servono solo a velocizzare la cosa. Eh sì, mamma mia. Stasera, ragazzi, che vi mangiate di bello? Io dopo mi faccio una bella insalata di pomodori con mozzarella, accompagnati da un buon filetto di merluzzo. Quindi, come vedete, questi tubi accelerano proprio la metamorfosi per la trasformazione in chimera. Ok. Agopuntura. Tre con colpo solo. Chi è? Ma chi sono io? Fammi vedere. No, che salva un attimo. Ma va, ma vieni. Headshot. Durante la seconda fase del processo di conversione, gli umani sono avvolti in un bozzolo. Questo accelera le fasi finali della conversione. Ciò che emerge dal bozzolo varia a seconda del ceppo del virus. Ogni creatura chimera proviene da un ceppo diverso. Gli ibridi, quelli che assomigliano di più agli esseri umani, hanno la gestazione più breve. Per dar vita alle creature più mostruose servono mesi e numerosi corpi di esseri umani. Già. Ecco i bozzoli.
Ci vuole solo un pallettone. Ci vuole ben altro. L'area dei bozzoli. Oh! Qui il bello che puoi tenere tutto il tempo il grilletto. Guarda, ragazzi, che ho fatto. Questo è da registrare, veramente. È da registrare. Cioè, mi sono buttato una granata addosso. No, questo è da registrare, veramente, ragazzi. È da registrare. Torno subito, ragazzi, vado a bere qualcosa.
Eccomi qua, ragazzi. Wow, mi sono bevuto l'ultimo succo di frutta che avevo. Domani devo fare una bella spesa generale. A parte anche Monster, Lemon Soda, Moja Soda. A voi qual è la più preferita? Io preferisco quella alla nitro che è a limonata. Poi quell'altra là, la nuova che è uscita, non mi ha fatto male, eh. Piaciuto lo scherzi? Comunque ragazzi, un'altra cosa che devo fare assolutamente. Devo capire bene perché questa altra PS3 mi dà sempre questo problema. Devo chiedere a uno dei miei amici del Retromaniacs se mi può dare una mano. Perché è incredibile che questa qua, ad esempio, è la Slim Prom, l'ultima che tanto era uscita all'epoca. E non dà problemi ad audio. Comunque è vero, un po' fa ricordare Anno, eh. Da vodo. Lasciami, ma che... Lascia miseria. Ma non me lascia. Stanno giocando a pallone. Devo aver fatto scoppiare una tubatura. Thank you.
Qualcun'altro per negoziare? No? Perfetto, arrivederci. Medikit, 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 medikit. Tu sta lontano, sgorbio. Ok. L'ultimo stadio del processo di conversione in chimera è detto la camera delle nascite. I bozzoli si aprono e nasce un nuovo chimera. Nel caso di ibridi, un apparato di refrigerazione viene innestato nei loro corpi. Il metabolismo dei chimera è 12 volte più veloce del nostro. Questo dà loro un'incredibile capacità rigenerante, ma ne innalza cospicuamente la temperatura corporea. Senza l'apparato di refrigerazione si surriscalderebbero a morte. Bel film. Tommy Jones, Harrison Ford. Siamo alle baraccopoli. Sergente, sono fuori dal campo. Gli ibridi sono in stato di allerta. Meglio che ti prepari allo scontro. Io sono sempre pronto per gli scontri. Qualcuno vuole da bere? Offro io. Nessuno? Allora faccio io il primo giro.
Chissà se ce l'avrà mai fatta a fuggire. Ciao. Peccato. Lalla. È un classico che i fucili sono sempre dietro ai balconi del bar.
Bella domanda. Comunque, ragazzi, leggendo questi documenti c'è un valore di mistero qui, che vedremo sicuramente nel secondo capitolo. Non voglio spoilerare, veramente. Truppe americane, truppe britanniche. Allora, una cosa, penso che qui ho raccolto tutti i documenti a Crismin. Infatti. Ok. Ok, ragazzi, 10 minuti e poi ci fermiamo. Per la pausa cena, ovviamente. Piaciuta la mia trappola, eh? Sottospecie di scarafaggio. Riposate in pace. Sergente, fai attenzione. I Chimera hanno preparato una trappola. Hanno postazioni armate lungo l'intera via di fuga. Anch'io. Peccato, è affondato.
Sono un po' troppi per i miei gusti. Mi caccia. Per fortuna mi è rimasto un medico. Ce la facciamo? Non ce la facciamo. Infatti. E vabbè ragazzi, io mi fermo qua per stasera. Grazie a tutti per la compagnia, chi è passato specialmente, grazie anche per il raid. Salviamo intanto e ci prepariamo. Infatti il mio compagno in avventura Decax si è appena preparato. Ok. Ciao a tutti ragazzi.